Nuovo appuntamento con l'altra politica. Chi ci segue con particolare affetto sa bene che questo contenitore si occupa di politica, ma naturalmente apre tante finestre di riflessione. Però, come dire, Ugo, il primo vero, unico amore è la politica, Beh sì. Beh e quindi diciamo, questi sono sì. giorni che hanno riportato al centro della scena la politica. Ma non solo con una dimensione di attualità, ma con una proiezione pluridecennale, no, Ugo? Perché la morte del presidente Silvio Berlusconi è, nel contesto politico italiano, quello che possiamo definire un fatto epocale. È un fatto epocale, probabilmente un fatto spartiacque. Non sappiamo se ci sia stata una seconda repubblica e se ne inizierà una terza, ma se così fosse, la morte di Silvio Berlusconi rappresenta un po' questo spartiacque, no? Beh, Questa cesura. vedremo nelle prossime settimane. Di certo c'è un prima Berlusconi e un dopo Berlusconi, Assolutamente. questo è un dato di fatto. Ora, come Corriere della Calabria, chi ci segue lo sa, nel corso degli ultimi 2 giorni abbiamo un po' cercato di ricostruire, di raccontare il rapporto di Berlusconi con la nostra regione, con delle personalità che in qualche modo hanno incrociato il loro percorso professionale o politico con la figura di Silvio Berlusconi. E naturalmente anche stasera abbiamo scelto di fare questo, parlando evidentemente proprio del percorso politico. E secondo noi c'è una persona in Calabria che interpreta e racconta quello che vogliamo appunto raccontare. Questa persona è Ida D'Ippolito, grazie per Buonasera. aver accettato il nostro invito. Magari a chi è lontano dalla politica o comunque non è sufficientemente, no, attrezzato perché l'età non glielo consente, no? Ida D'Ippolito è fuori dal contesto politico attivo da quanti anni? È da parecchio, 2013. Beh, 2013, dieci quindi anni. sono 10 anni. Dieci anni. 10 anni va meglio, va bene. Va meglio. Per me va Sì. un po' meglio, per Ah. il paese non direi. E perché Ida D'Ippolito? Perché molti di voi lo ricorderanno, tanti anni fa, era il 1994, sulla scena politica nazionale si palesò Silvio Berlusconi con il famoso videomessaggio che in questi giorni avete visto a dismisura, no? L'Italia è il paese che amo, e in quel momento nelle regioni italiane alcune personalità scesero in campo assieme a Silvio Berlusconi, facce nuove, professionisti, qualcuno con una minima esperienza politica, insomma furono protagonisti di quella stagione che gli italiani salutarono come un grande momento di vera e propria rivoluzione. Tra queste persone che sbarcarono in Parlamento c'è proprio Ida D'Ippolito, che si ritrovò, e poi mi taccio e do la parola a Ugo, che si ritrovò a essere protagonista di questo lungo viaggio dal Consiglio Comunale di Lamezia Lamezia, Terme al Parlamento. Parlamento, così. E questo mi dà il là per dire, lo dicono tutti, anche se in questo momento c'è una specie di sport nazionale, no? Che è la negazione ostinata di qualsivoglia qualità di Silvio Berlusconi, è una cosa anche abbastanza miserabile. E si può essere anche lontani da Berlusconi, dal centrodestra e dalle ideologie politiche, però nessuno è immune all'influenza che Silvio Berlusconi ha esercitato, perché è stato Certo. così pervasivo in così tanti ambiti della vita, lo sport, il commercio, la comunicazione, la politica, appunto, che nessuno di noi può dirsi immune dall'influenza di quest'uomo, che probabilmente in politica ha saputo dare anche delle innovazioni. Allora, tornando al cursus honorum di Ida D'Ippolito, probabilmente una innovazione, una prima innovazione già dal 1994 fu proprio il criterio di scelta dei candidati sul territorio. Verrebbe da dire che sia stato fatto all'epoca quasi una sorta di operazione di scouting. Come veniste scelti, D'Ippolito? Diciamo che Berlusconi, allora prima di parlare di Berlusconi voglio ringraziarvi per avermi voluto questa sera qui. E
in un momento che per me è di memoria, ma è anche di una certa emozione. Perché parlare di Berlusconi, che non c'è più, oggettivamente mi crea, voglio dire, una qualche sensazione di inadeguatezza, perché raccontare la nascita di Forza Italia è una sfida importante, perché Forza Italia è stata importante per la storia del paese, tra luci ed ombre del grande protagonista che è Silvio Berlusconi, ma certamente una storia che ha segnato la storia del nostro paese. Tornando alla domanda, il criterio di selezione fu estremamente innovativo. Fino ad allora i candidati venivano scelti dalle segreterie dei partiti. Forza Italia non esisteva, non era un partito, sarà poi un movimento, non diventerà mai un vero partito. Quindi come siamo stati scelti? Berlusconi aveva le sue, tra virgolette, spie sul territorio, aveva, come dire, un'organizzazione di persone di qualità, naturalmente, di cui lui si fidava, che realizzavano sul territorio una sorta di indagine preventiva. Raccoglievano notizie, individuavano persone che nella città potevano rappresentare punti di riferimento per la qualità della professione, per la qualità della personalità, dell'attività svolta. Insomma, persone che potevano rappresentare punti di riferimento nel territorio individuato. Io fui scelta con questo metodo, cioè ebbi una sera una telefonata, la ricordo benissimo, ero nella mia camera da letto, era quasi notte, mio marito ed io stavamo chiacchierando prima insomma, di concludere la serata, arriva una telefonata, un carissimo amico di mio marito, il notaio Mario Bilangione, posso nominarlo? Assolutamente. Perché non c'è assolutamente niente di persona di segreto. Grande pregio. Persona di grande pregio, grande amico, grande professionista. E lui si rivolse a mio marito chiedendo il permesso per una visita dell'allora uomo Fininvest berlusconiano Battista Caligiuri. E l'obiettivo della visita, la finalità, una mia eventuale candidatura al Parlamento. Naturalmente la stima, l'affetto e il rispetto per Mario impedì a mio marito di sorridere in maniera aperta. Eravamo ai primi del 94? Eravamo al 93. 93. Già al 93. Eravamo nell'autunno 93. Sì. E impedì a mio marito di sorridere. Però disse, ma figurati Mario, insomma, mi chiami tu, sarà benvenuto. Chiudemmo la telefonata, ci guardammo, ma dico, cos'è sta storia? E vedremo, staremo a vedere. Premetto, quella stagione era una stagione di grandi crisi politica la Metina, come no? Certo. Perché era stato sciolto il Consiglio Comunale, da poco di cui io facevo parte. Bene. Era la mia prima candidatura al Consiglio Comunale, risultai tra i primissimi eletti, con la sorpresa di tanti, forse questo fu una delle ragioni per cui fu individuata, una delle primissime elette e la partita che si giocava in quella stagione era dell'elezione del nuovo sindaco. Da una parte era scesa in campo la lista civica con Doris Lomoro, magistrato, donna, certo, quindi grande novità, dall'altra invece uno schema visto e rivisto, Democrazia Cristiana e Socialisti, due partiti responsabili dello scioglimento, certo, con la candidatura di una persona pregevole, ma che rappresentava una formula sbagliata, perché sì, è una formula superata. Detto questo, questo è il quadro, ricevemmo Battista. Si presentò elegantissimo, come era sua abitudine, certo, cravatta, vestito alla moda, e la sua valigetta anche, si accomodò nel nostro soggiorno e rappresentò questo desiderio del presidente Berlusconi di selezionare sul territorio nazionale una squadra di uomini e donne che fossero riferimento territoriale per una grande sfida politica nuova, che era quella di un Parlamento totalmente rinnovato. E noi accogliemmo questa comunicazione, diciamo, con garbo,
con una disponibilità condizionata in attesa di... E così si concluse il nostro appuntamento. Di lì a poco, non l'avrei mai detto, telefono a Battista, a cui poi mi lega un grande e affettuoso rapporto. E mi disse: il presidente Berlusconi la invita a Milano per una cena, vorrebbe conoscerla. Io un po' donna meridionale, un po' all'antica, forse un po' retro, disse, ma io potrei anche venire, ma se non viene mio marito io non ci vengo. aveva fiutato con qualche annetto, diciamo, no, non sapevo però, come costume usa però questo. Come costume, buona donna del sud, la prudenza non è mai, insomma, partimmo. Devo dire che fummo accolti, fummo ospiti del presidente Berlusconi in albergo, venimmo prelevati da un pullman condotti a Villa San Martino. Fummo suoi ospiti in una casa accogliente e calda, ricca ma nello stesso tempo sobria, e Berlusconi fu uno straordinario padrone di casa, curò tutti gli ospiti, come racconta il TG5, ma è la verità, fu attento a ciascun ospite presente, eravamo tanti da tutte le regioni d'Italia. A cena conclusa ci spostammo nel suo anfiteatro, quel piccolo teatro privato dove lui soleva naturalmente vedere le prime dei suoi, diciamo, spettacoli, e lì Berlusconi salì sul palco e raccontò del suo sogno, del suo progetto. Io ero seduta accanto a Marina Berlusconi e ad Alfredo Biondi. E lo ascoltammo, lui aveva già tutto pronto, annunciò che avrebbe parlato con Mario Segni proponendogli di scendere in campo per un progetto che impedisse alla sinistra comunista di vincere, che Segni avrebbe rifiutato, avrebbe parlato con Martinazzoli, ma Martinazzoli avrebbe rifiutato e alla fine sarebbe stato costretto lui a scendere in campo. Naturalmente insomma, c'era molta insomma, sorpresa nel pubblico. Anche scetticismo. E anche tanto scetticismo. Poi rappresentò i suoi gadget e disse tutto pronto, dalle bandierine alle bandiere svenzolanti e così via, alle penne stilografiche, ai foulard, agli orologi, tutto programmato. Alle spillette, d'ordinanza. Sì, sì, le spillette, anche con la sua immagine. e poi invitò gli astanti a intervenire se lo ritenessero opportuno. Vado avanti? Vada. È un bello Io racconto. Chiesi di intervenire. Per dire sì. Cosa? Per dire cosa. Io presi sul serio quell'appuntamento. L'ho presi sul serio subito. In Berlusconi c'era un tratto a me familiare, era il tratto dell'uomo concreto, dell'imprenditore, che aveva chiare le idee, gli obiettivi che voleva raggiungere e sapeva come farlo. Mi ricordava mio padre, lo dico con grande franchezza. Io intervenni per dire a Berlusconi che se voleva davvero vincere quella sfida che lui si poneva, la prima questione sul tappeto era la questione meridionale. Doveva partire dal sud per risolvere i problemi del paese. Lui fu molto attento a quel mio intervento, non ce ne furono molti, devo dire la verità, e quando si concluse la serata mi accompagnò con garbo alla porta, all'uscita, e mi disse: io ho ascoltato con grande interesse il suo intervento, l'ho registrato, spero davvero di poterla rincontrare. Beh. Si chiuse così la serata e andammo via. Mio marito mi guardò, mi disse: Ida, salimmo sul pullman. Mio marito era molto scettico, disse: ma mi sembra un po', diciamo, visionaria questa, quasi. Dissi: no, a me è piaciuto. Se io farò politica, la farò con Silvio Berlusconi. Bene. Tra l'altro, fui decisa in questa cosa. Ricordiamo che, diciamo, poi per chi ha conosciuto dopo sulla scena Berlusconi, però insomma, noi
eravamo in un contesto in cui c'era la grande solidità venuta meno della Democrazia Cristiana, la grande solidità che permaneva, anzi sembrava del vecchio Partito Comunista, trasformatosi poi in PDS. Ma le volevo chiedere, perché questo è un elemento molto fondamentale, perché forse un po' Berlusconi è stato, le chiedo proprio una testimonianza personale da questo punto di vista, non un'analisi di ordine politico o storico, però Berlusconi in buona sostanza è stato un grande ammaliatore, probabilmente ha detto un sacco di bugie convincendosi lui per primo che fossero che fosse la verità. Questa mi sa di Montanelli. No, no, ma perché, Di Ippolito ci ha appena raccontato di questa telefonata sul finire nell'autunno del 93. Qualche mese prima Berlusconi aveva dato l'endorsement per Fini, invece che per Veltroni. Era l'inizio di un percorso, di un disegno. Arriva a casa e trova già tutto pronto, foulard, bandierino, insomma. E ci dà l'idea parte della natura, era l'imprenditore che amava trovarsi preparato a tutto, cioè era una nota di Berlusconi, cioè era una caratteristica personale. Devo dire che se avessi pensato che lui diceva bugie io non avrei aderito a Forza Italia. Invece la vera magia di Berlusconi fu rendere percepibile quel sogno e dare concretezza a quel sogno proprio attraverso la selezione di una classe che sarebbe diventata la classe dirigente del paese, attraverso naturalmente le elezioni politiche, Camera e Senato, tra le migliori intelligenze d'Italia. Certo. Io voglio ricordare qui che la prima Forza Italia selezionò nomi illustri della cultura, dell'imprenditoria, delle professioni, quindi era una sfida, era la chiamata alle armi degli uomini liberi e forti di memoria. Quella prima, aggiungo, la prima Forza Italia è stata questa, seppe straordinaria, anche pensatori del calibro di Colletti Urbani, Lucio, un giovanissimo ma già straordinario pensatore, nonché giornalista, Giuliano Ferrara, era un sinedrio, liberale, era un sinedrio di pensatori, erano i cosiddetti professori. Ma c'erano avvocati di prima linea, nomi del Foro Milanese, del Foro Italiano. Insomma, io ricordo, dopo la mia elezione, che arrivò quasi, voglio dire, inaspettata e sorprendente. Perché voglio dirlo qua, la sfida di Berlusconi era una sfida lanciata a partiti strutturati che ridevano di Berlusconi. Quando io scelsi di candidarmi in Forza Italia, tra lo scetticismo di tanti, anche in famiglia, c'era Anton Giulio Galati, che era il presidente del Consiglio regionale. C'era Aldo Corosaniti, che era il presidente emerito della Corte Costituzionale. E poi si candidò nei progressisti, no? Sì, che si candidò. C'era allora Mimmo Tallini, eravamo in quattro, lo ricordo, outsider, e c'ero io, che ero praticamente, il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, e fu una battaglia entusiasmante. Poi inizia questo lungo percorso parlamentare, perché è stato un percorso, quante elezioni? Cinque elezioni. Tre alla Camera, due al Senato. Non sono proprio bruscolini, No, più di un ventennio, insomma. Eh sì. In questo percorso, qual è il rapporto che ha sviluppato con Silvio Berlusconi? Ci racconti se ritiene alcuni aneddoti. Di questa conoscenza personale con Berlusconi. Ma devo dire, il mio rapporto con Berlusconi segue la parabola di Forza Italia, nel senso che il mio rapporto iniziale con Berlusconi è diretto, franco, immediato. Non c'era questione che io ponessi che il presidente non ascoltasse. Io ricordo all'insediamento
cioè una volta eletti i quadri, ero l'unica senatrice eletta in Calabria, peraltro recuperata sulla quota proporzionale, la prima dei non eletti. Ci fu il primo incontro a Fiuggi. Io ricordo il mio primo incontro col presidente a Fiuggi, al Grand Hotel di Fiuggi, ci riunì tutti quanti. C'era tra gli altri Zeffirelli, con cui diventammo grandi amici. E mi avvicinai a lui per salutarlo, lo conoscevo poco, e lui entrò subito in confidenza e mi disse una cosa che, voglio dire, mi sorprese, perché era un tratto di intimità che non mi sarei atteso, insomma, da un presidente in pectore del Consiglio e una neofita parlamentare. Mi parlò dell'interruzione del suo matrimonio con la prima moglie, cioè mi disse della sua tristezza, del suo rammarico da cattolico di avere divorziato dalla moglie, perché cioè questa dimensione dei cattolici per lui era un dato politico importante, e quindi si poneva la questione del giudizio morale. E della percezione anche l'elettorato, che era molto cattolico. Della percezione, insomma. E questo suo rammarico personale rispetto anche alla posizione di una chiesa che, come sappiamo, rispetto ai divorziati, certo, impedisce. Quindi le fece una confidenza molto intima. Un salto lunghissimo poi separa, sì, questo che ci sta raccontando, sì, dalle Olgettine. Eh sì, ma infatti voglio dire, la parabola di Forza Italia e emblematicamente anche questa, perché la vita politica di Berlusconi è stata anche segnata da vicende personali che credono abbiano profondamente influito anche sull'evoluzione o involuzione, certo, ecco, che dir si voglia, no, perché c'era un fatto della del suo modo di essere. Credo che ci sono stati due episodi personali che hanno segnato profondamente e hanno avuto effetti anche sulla politica pratica, cioè sul fare politica di Berlusconi. La perdita della madre, a cui lui era legatissimo e che rappresentava per lui un punto di riferimento, quasi, ecco, il giudice a Berlino, certo, chiamiamolo così, il giudice a Berlino. E poi la moglie, Veronica, quando compare quella lettera su Repubblica che parlava di ciarpame, in cui la moglie denuncia ufficialmente una certa decadenza, certo, del comportamento, del costume di Berlusconi, a cui segue naturalmente, poi non è solo la lettera, perché poi segue anche la rottura, certo, del legame. Beh, quello è un fatto che ha segnato profondamente anche la politica di Silvio Berlusconi. Onorevole, si spezza qualcosa anche con gli italiani, e questo ci offre la possibilità di dare anche un paragone, no? Abbiamo parlato della prima Forza Italia, Danilo, onorevole Di Polito, fatta da professori, da persone spesse grandiosa culturalmente, e poi c'è questa Forza Italia verso la fine, no, del 2010, 2015, 2020, del cerchio magico, un cerchio che evoca la stessa Veronica Lario quando, parlando di ciarpame, dice chiaramente a quelli che gli sono vicini: ma voi che siete là, cercate di aiutarlo ad uscire da questa spirale. È stata una rivoluzione quella. Quanti lo abbiano aiutato ad uscire, non so. Sì, sì. Cioè, credo che ci siano tanti che l'hanno aiutato a rimanere. A rimanere, esattamente. Questo lo dico con affetto, insomma, e nel rispetto di una persona che ho stimato profondamente, di cui ho apprezzato la straordinaria intelligenza. Berlusconi era un uomo straordinario, cioè la generosità di cui si parla è vera, l'umanità di cui si parla è vera, la capacità di ascolto di Berlusconi è vera. Molto spesso io da parlamentare sentivo le critiche dei parlamentari di sinistra, degli altri guru della politica. Noi eravamo, come dire, un po' reietti, eravamo inquinati. Certo. Qualche volta qualche collega di sinistra mi diceva: ma tu che ci fai qua? E beh, io ho scelto Forza Italia, ci credo, ci voglio stare. Certo. Beh,
c'era più democrazia in Forza Italia di quanto gli altri pensassero. Le riunioni di gruppo, Camera o Senato, talvolta congiunte sulle questioni di maggiore rilievo, erano riunioni a cui il presidente Berlusconi partecipava personalmente. Si dotava di penna e di taccuino, questo non lo sa nessuno. Ascoltava attentamente gli interventi dei parlamentari, le loro osservazioni, le annotava e alla fine tirava le somme. Però ascoltava, certo. Non solo ascoltava, ma se gli interventi erano, voglio dire, utili, erano felici, erano incidenti, lui era disposto ad accogliere la proposta, a farla propria, e questo credo che non sia da poco. C'è una cosa che testimonia il rapporto speciale, anche di coscienza critica, che Ida Di Ippolito aveva con Silvio Berlusconi da semplice, tra virgolette, parlamentare. Ida Di Ippolito è stata una donna politica seria, non seriosa, come hanno detto alcuni. Questo lo posso testimoniare perché è una persona di uno humor pazzesco, in ci privato. Ci conosciamo da un po'. Ecco. Nel 1997, quando ci fu la prima candidatura di Ida Di Ippolito a sindaco di Lamezia, e noi due sbarbatelli con la tua uno, non scassata, era uno, una uno che andava bene, seguimmo tutta... Siamo proprio in versione a Marconi. No, vabbè, ma è importante, seguimmo... La venuta di Silvio Berlusconi probabilmente era la prima volta che veniva in Calabria. Sì, sì, sì. Lui atterrò con col Falcon, il famoso Falcon a Sant'Eufemia Lamezia. Ma poi vi racconto perché mi candidai. E poi seguimmo per un circuito televisivo locale, io e Monteleone, diciamo la venuta di Berlusconi in onore di Ida Di Ippolito. Quando lui intervenne al Teatro Grandinetti, un Teatro Grandinetti strapieno, parlò ovviamente bene e poi disse: sono qui per volere di Ida Di Ippolito, che è una gran rompicoglione. Vero. Cioè, in quel rompicoglioni sì, c'era proprio l'idea intanto della confidenza, sì, ma anche del grillo parlante che sì, lei nel suo piccolo trattino grande esercitava nei come, confronti come di come nasce l'aggettivo? Nasce. Allora, quella mia candidatura nel 97 fu voluta da lui, da Fini e da Casini. Cioè, non fu una trappola, perché non era una trappola, però fu una situazione da cui non mi potei sottrarre. Sì, anche perché poi il trappolone alcuni suoi alleati glielo fecero a Lamezia. Al ma di là questo è un altro discorso. Chiacchiere che sì, poi girano per i corridoi, no? Si vuole candidare, non si vuole candidare. Io due volte mi sono candidata a sindaco, entrambe le volte su precisa richiesta e per un progetto politico alto e definito. Sì. 97, Doris Lo Moro, sindaco forte, uscente, incuteva paura a tutti. Diciamo la verità, non si facevano le liste. Fra l'altro, Forza Italia era nel pieno di una crisi politica regionale gravissima. Vero, c'era. C'erano stati i famosi cinque che si erano sì, ribellati. L'epoca del ribaltone con l'epoca Nesticò, del no? ribaltone con Nesticò. Con Meduri alla presidenza. Esatto, Meduri alla presidenza. Fummo convocati parlamentari calabresi da Silvio Berlusconi a casa. Era presente anche Gianni Letta, che grande consigliore suo, è rimasto grande amico mio. Beh, intervenimmo in quella circostanza, fummo chiamati ad esprimere la nostra opinione, io espressi la mia, che peraltro incontrò la piena adesione di Gianni Letta, perché fu un taglio totalmente diverso da quello che si era prospettato, cioè io dissi che sostanzialmente non si potevano ignorare, bisognava tenere conto certo, di quella dimensione politica e capire e andare fino in fondo. Non bastava etichettare come ribelli, traditori. Quando succedono queste cose bisogna capire perché succedono. Certo. E trovare il... E basta. Fu un intervento politico lucido, apprezzatissimo dal Presidente e da Gianni Letta. Finisce la riunione, ci alziamo, ce ne andiamo. Eravamo alla porta, eravamo al centro di Roma, quella che è stata per tanti anni poi la Casa Romana di Berlusconi. E Berlusconi mi dice: no Ida, fermati tu per favore. Vanno via tutti, mi fermo, Casini, Fini e Berlusconi, tutti e tre,
noi riteniamo che tu debba candidarti a fare il sindaco. Alla mezza. È una sfida difficile, ma riteniamo che tu sia la persona giusta, perché era una fase anche incipiente, voglio dire, certo, di quella coalizione. Vanno via Fini e Casini e Berlusconi dice: no, fermati, ti devo parlare. Mi porta nel salettino, c'era una sedia qua, una sedia qua, siediti. Dissi: preside, ma io perdo. Cioè, preside, ma io perdo. Lui mi guarda e mi fa: anche se perdi, perdi per poco. Questa fu la sua sentenza. E se ho capito, mi candido. Non c'era possibilità di scelta. Però, quella fu una battaglia esaltante. È vero. Perché io accettai la sfida del sindaco alla Lamezia, fu l'esempio che permise a Berlusconi di candidare tanti sindaci in tutta Italia nelle persone dei parlamentari. Certo. Perché all'epoca Forza Italia non ispirava fiducia a nessuno, a pochi. Quindi nessuno scendeva in campo così. Non nessuno, aveva ancora classe dirigente, no, radicata. Nessuno rischiava, ancora certo, mancava la classe dirigente. Quindi fu l'inizio di un percorso di crescita anche della... Posso dire una brutta cosa? Sì, sì. Prego. Prego. Ma è la verità, mo Silvio è morto. Ma possiamo dire la certo, verità? Certo, prego, prego. Beh, quella sconfitta che fu bruciante per me, perché io feci una grande campagna elettorale e potevo vincerla. Beh, non si vinse per una scelta politica, perché su tutto il territorio nazionale una forza politica, non la nomino per rispetto, decise che doveva dimostrare a Silvio Berlusconi l'importanza del suo contributo alla vittoria. Diciamo, quindi sì, sottrasse, onorevole, a che tutti lei, i candidati fu... di Forza Italia il sostegno. E quindi io persi, mi fermai al 44. La puzza di boicottaggio la sentiamo ancora adesso, sono passati 25 anni. E però brucia, mi è bruciata la prima e mi è bruciata la seconda volta. Sempre, sempre da fuoco amico, onorevole Di Polo. Purtroppo capita. Sempre da fuoco amico. In politica spesso e volentieri le insidie maggiori vengono proprio... E dire che proprio... la casa di provenienza era la stessa. Non proprio, beh, non proprio. Come partito, No, c'era la differenza. Però, c'era la differenza. La radice democristiana, insomma. Beh, la radice è un'altra cosa. Quelle sono le radici culturali. Sì, senta, Ida, senta, la casa è un'altra cosa. No, vabbè, onorevole Di Polito. Accetto la correzione. Quanto l'ha penalizzata questa sua, anche questo suo modo anche un po' aristocratico di porsi in politica? Aristocratico... nell'accezione più buona, sì, nell'accezione sì, migliore, perché ragionare, saper di cultura, saper parlare, saper scrivere, Danilo, saper consigliare, dovrebbero essere delle qualità, no? Eppure in determinati frangenti importanti della vita regionale, della vita locale, del partito di Forza Italia e della coalizione in modo più generale, per il Ippolito si sono dimostrati quasi degli avversari interni. Posso rispondere diplomaticamente? Un'altra cosa brutta pure. No. Ai posteri l'arco sentenza. No, a me ai posteri l'arco sentenza. Infatti, io certo, posso aggiungere sì, solo che non mi pento di ciò che sono stata, di come sono ci stata. Ci mancherebbe altro. E fa bene. Ho vissuto con passione, dignità e onore, secondo il dettato costituzionale, i miei 5 mandati di deputato e di senatore. Credo di avere sempre onorato non solo il partito che mi ha dato la possibilità di correre, ma il paese e la regione da cui provengo. Possiamo dire, prima dico una cosa, poi le faccio l'altra domanda, che diciamo, il suo di percorso è stato anche un percorso in anni ruggenti della politica, no? Anni anche in cui le condizioni sociali barra elettorali sì, di alcuni contesti non erano proprio specchiati, lisci e lineari, insomma, e attraversarlo senza ombre è già, esatto, è già una cosa complicata. Le assicuro che le insidie sono state frequenti e difficili da superare, ma non sono mancate. Certo, ecco, immagino. Allora, le volevo c'è fare... C'è stato anche qualche attentato. Le volevo fare proprio la domanda specifica, perché lei... insomma lo ricorderanno, un fatto di cronaca grave
per fortuna, insomma, si è fermato in potenza la gravità, no? E non si è palesata come effetto, ma insomma è stata oggetto di una gravissima intimidazione a casa sua. Ecco, in quel momento Silvio Berlusconi e Ida d'Ippolito che rapporto ebbero? Ma devo dire questo, nell'immediatezza che mi fu vicinissimo il ministro degli interni, Claudio Scajola, che appena ebbe notizia e contezza nella notte mi telefonò. Io so perché nacque quell'attentato. Io avevo impedito un'occupazione massiccia del partito di Forza Italia da parte di forze che non erano compatibili con la mia presenza in Forza Italia. Quindi avevo anche orientato alcuni processi di governo cittadino verso soluzioni di trasparenza e linearità che probabilmente davano, creavano squilibri in ambienti che non conoscevano e volevo conoscere. E aggiungo che forse una delle ragioni delle mie sconfitte elettorali, due sconfitte elettorali che mi bruciano sempre al comune, perché mi hanno tolto la possibilità di fare tanto per questa città, forse sono legate anche a questa mia terzietà, a questa mia libertà, a questo mio modo di essere fuori da certi giochi e quindi di non essere affidabile, come si dice talvolta, in certi ambienti della politica. Che lei chiamava rapaci, io ricordo bene questo aggettivo, anche all'interno della stessa coalizione lei... Ero chiamata? Rapaci. Rapaci, sì. Rapaci. Sì. Detto questo, ho vissuto 7 anni con una scorta. Berlusconi seppe di questo evento dai giornali perché io non ne feci pubblicità. Scajola intervenne subito, mi disse non ti preoccupare, ti proteggiamo, eccetera. E Berlusconi lo seppe mentre era in viaggio con Paolo Bonaiuti e io ero anche in viaggio per una missione parlamentare, ero vicepresidente della Commissione Industria ed ero presente a un summit mondiale per lo sviluppo sostenibile a Johannesburgo. Ci incontrammo per pura casualità all'indomani della pubblicazione di questo articolo in un albergo a Johannesburg. Eravamo andati a salutarlo. Lui, attraverso Paolo Bonaiuti, mi disse ti devo parlare, vieni sopra. Paolo mi accompagnò nella camera d'albergo del presidente, lo ricordo ancora, era seduto davanti a me al divano, Paolo a sinistra e io davanti un banco degli imputati, che mi sembrava, ma in realtà non era così. Vuole sapere che cosa pensavo, che cosa era successo, perché secondo me era accaduto quello che era accaduto. E mi rimproverava del fatto che io non mi avessi comunicato nulla. Dopodiché, a fine conversazione, lui si alzò, mi volle accompagnare da solo alla uscita, alla porta, mi mise la mano sulla spalla e mi disse cosa posso fare per te. Forse qualcun altro aveva chiesto un bel posto di governo. Io dissi semplicemente niente, presidente, non mi lasci sola. Ecco, non mi lasciate sola, perché rimanere soli in queste circostanze significa essere più vulnerabili. Certo, non c'è dubbio. Ugo, dalle parole di Ida d'Ippolito emerge una cosa che è viva e visibile ancora oggi, no? È una grande passione non solo per la politica, ma anche per questo lungo percorso con Forza Italia, no? Ma insomma è stato il mio partito, è il mio partito, il mio cuore è rimasto azzurro sempre, perché io ho creduto in Berlusconi, nella sua capacità di cambiare l'Italia. Ho avuto grande tristezza nel registrare, purtroppo da persona lucida e intelligente, insomma non possiamo mandare il cervello all'ammasso, quindi le tappe di arresto, diciamo il fallimento del progetto berlusconiano, perché Berlusconi quando fu eletto la prima volta c'era l'inesperienza della politica, ma c'era un grande imprenditore che aveva rotto
la cristallizzazione dei partiti, aveva vinto la sfida nel paese proprio perché la sua capacità di parlare un linguaggio diverso, che non era quello del politichese, che era quello dei problemi reali, cioè, della gente. Quando ruppe perché, onorevole Di Polito? Io? Quando ho rotto io? Perché era un'altra Forza Italia. Io credo, la scelta più dolorosa che io ho compiuto, 2011, dicembre 2011, quella di lasciare il gruppo di Forza Italia. C'è un lungo antefatto. Alcuni malignarono, dissero lascia perché non sarà ricandidata e no, va a trovare nuove possibilità. Io sarei candidata anche oggi. Se avessi voluto rimanere in Parlamento, io sarei rimasta in Forza Italia. Diciamo che la parabola di Forza Italia è una parabola ascendente ma anche discendente. E quando sostanzialmente lo spread arriva ai livelli in cui arrivò al momento nel 2011, quando 2011. Io lascio Forza Italia, quando ci sono casi delicati di parlamentari coinvolti che praticamente condizionavano anche il voto del Parlamento, perché c'è una logica di partito, una disciplina di partito, e c'è però una linea di demarcazione netta, personale, morale, che voglio dire diventa invalicabile, quando sostanzialmente il voto parlamentare era diventato un Vietnam, perché noi portavamo avanti i provvedimenti del governo, poi c'erano gli emendamenti, quando qualche cosa non andava bene a qualcuno dei sostenitori esterni del governo, che in quel momento era in forte crisi perché aveva perso Fini, c'era stata la scissione, e al di là di quanto era stato detto a Berlusconi e di quanto Berlusconi pensasse, c'era stato un nutritissimo gruppo di parlamentari che avevano seguito Fini, per cui il governo entrato in crisi e Berlusconi aveva bisogno di altri voti, non quelli della sua maggioranza. E questo risulta a me, perché Berlusconi mi disse, ma Ida, eravamo in Parlamento, disse Ida, mi avevano detto che andavano via 2 o 3 parlamentari. Cioè lui non credeva, era stato un ingenuo, si era fidato. A quel punto la scelta coerente di Berlusconi doveva essere le dimissioni e il ritorno alle urne. Solo così poteva salvare il paese da quella deriva economica in cui si era trascinato, lo spread era altissimo. L'Europa si diede vita ad un governo tecnico. L'Europa non aveva più, non mostrava di sostenere Berlusconi. No, certo. Perde la fiducia. Però questa è una pagina molto fosca. Perché, questa è una pagina oscura. No, io lo dico anche a quelli che con grandissima facilità stanno facendo delle assimilazioni tra Donald Trump e Berlusconi. No, non attenzione, esiste. Trump non esiste. È ribellato al sistema democratico, ha benedetto Capitol Hill. Qui abbiamo un Berlusconi che ha subito, se vogliamo, il licenziamento dalla carica di primo ministro con una letterina da Bruxelles senza subire la sfiducia in Parlamento. Sì, vogliamo dire che questo c'è una differenza abissale è un momento tra Trump fosco e Berlusconi, non esiste la possibilità del paragone. Perché la violenza di Trump, cioè l'assalto al Parlamento americano. Però dovevamo dirlo, perché in queste ore comunque è stato un uomo delle istituzioni. No, dovevamo dirlo, bravo. Non c'è dubbio, però questa passione per Forza Italia, andiamo verso la conclusione, è stata una passione ricambiata, no? per tanto tempo. Poi magari qualcosina si è anche rotto, no? Nel senso che Ida Di Polito ha avuto anche difficoltà. No? Io dico questo, allora... Io ho avuto tante opportunità di ottenere qualcosa dal Presidente, non gli ho mai chiesto niente. L'ultima cosa l'ho raccontata. Sì. In quel frangente potevo chiedere alla Luna, me l'avrebbe data. Ha fatto male. Sì, ma io non ero lì per ottenere qualcosa, io ero lì per servire. Ho sempre avuto una visione purista, idealista, forse anacronistica della politica, ed ero orgogliosa di poter contribuire a quel progetto, a quel sogno. Quando sono andata via, cosa si è rotto? Si è rotto il rapporto col Presidente. Perché si è rotto il rapporto col Presidente? Perché da una certa stagione in poi
Il presidente è diventato irraggiungibile. C'era uno schieramento che impediva a qualsiasi parlamentare che non fosse nel cerchio magico, e per essere nel cerchio magico probabilmente servivano caratteristiche che io non avevo, quindi non si poteva avvicinare al presidente. Io, per amore di verità, devo raccontare della telefonata che il presidente mi ha fatto quando io, dopo aver cercato ripetutamente di parlare col presidente, ho parlato con Alfano, ho parlato con Cicchitto, ho detto che ero in difficoltà, che sarei andata via perché c'era un'operazione sul territorio incompatibile con la storia del mio partito, con la mia storia personale. C'era la necessità di difendere Forza Italia sul territorio da una situazione politica che vedeva protagonisti dominanti altri partiti, altre forze politiche, e quindi metteva a rischio la sopravvivenza stessa di Forza Italia, e ne metteva in discussione la sopravvivenza, quindi preparava un terreno di cooptazione o di assimilazione. Dinanzi alla mia denuncia c'è stata l'insensibilità del mio capogruppo, lo dico con tranquillità, Cicchitto non ha capito, non ha voluto capire, non ha capito. E poi ruppe la mia lui. Era una questione politica, sì. Non c'era niente di personale, era una questione politica. Io vedevo una Forza Italia che andava alla deriva, che faceva scelte che il presidente Berlusconi non avrebbe mai fatto se fosse stato lui a governare i processi in quel momento. E quando le, lui, quando le telefonò, cosa le disse? Ma io a un certo punto ho accelerato la mia decisione, parlai con Giacomoni, gli dissi: io devo parlare col presidente. Non mi fece parlare, non mi mise in contatto col presidente. A quel punto mi chiamò Alfano, mi offrirono un vice coordinamento regionale. A me non interessava quello. Dissi: ma che cosa dici, Angeli? Che cosa dici? Non hai capito allora? Io, insomma, feci la mia scelta e il presidente l'accelerai questa scelta, perché l'accelerai anche perché ero in difficoltà. Io, per come sono fatta, cioè io sono per sempre, non sono, e infatti sapevo che lasciando Berlusconi avrei appeso la scarpa al chiodo. Non è seguita altra mia candidatura. Vero, vero. Mi iscrissi al gruppo UDC in Parlamento perché rappresentava quei valori antichi legati alle mie radici culturali e soprattutto mi dava l'opportunità di uscire dall'equivoco del gruppo misto, il mercato delle vacche, come lo chiamavamo noi parlamentari, quindi dall'equivoco che la mia potesse essere una scelta legata a un, diciamo, a un qualcosa. Inizialmente fu anche una rottura personale con Berlusconi. Cosa le disse come? Nella famosa Inizialmente telefonata. Fu anche una rottura personale con Berlusconi. No, con Berlusconi non ho mai rotto, nel senso che io ho continuato a mandare i miei auguri, a scrivergli, non ho mai rotto. Ma nella famosa lui probabilmente non ha mai accettato quel mio gesto, però mi chiamò la sera, tornavo da Roma, mio figlio mi disse: guarda, mamma ti sta cercando Berlusconi, mi trovò sul telefono di casa, quella telefonata è registrata da mio figlio, è una lunghissima telefonata in cui io gli spiegai quali erano le ragioni del mio allontanamento da Forza Italia, cioè una Forza Italia che non era più il mio partito. Lui mi disse: ma forse tu sei parte integrante di Forza Italia. Io gli dissi: presidente, di quale Forza Italia? Questa che c'è ora non è né la sua né la mia. Questo mio gesto lo considero un atto di lealtà nei suoi confronti e nei confronti della mia storia politica e di Forza Italia, perché mi auguro che l'abbandono da parte mia la faccia riflettere. Perché se Ida d'Ippolito se ne va, e Ida d'Ippolito è una lealissima di Berlusconi, vuol dire che lei deve mettere mano al partito. C'è qualcosa che non va, e che lei deve assolutamente correggere. Ed è un problema che non è riuscito a risolvere. Ma lui fino alla nell'immediato mise mano, nell'immediato mise mano. Ma diciamo che forse il Berlusconi di quella stagione non era più Il Berlusconi della tra l'altro prima lei ora. Aveva avuto anche un qualche problema con la candidatura, no?
La candidatura no, problema di posizione, diciamo, io non ho mai avuto posizioni facili, cioè, questo lo diciamo, perché la logica della politica non mi ha mai premiato, la logica della lealtà, della generosità, del servizio, non mi ha mai premiato, perché io sono sempre venuta dopo qualcun altro. Sì. Quando ci fu il grande successo delle elezioni regionali, il coordinatore nazionale Claudio Scajola, che ancora oggi sento, disse in un viaggio storico sulla nave di Lauro, dei parlamentari, dice in Calabria c'è un parlamentare che ha veramente gli attributi, lui adopera un'espressione più forte, sì. Non è nel mio stile, però si dà il caso che sia una donna. No? Però questa donna non ha mai avuto ruoli di governo, non ha mai svolto ruoli di particolare rilievo pubblico. In una circostanza, diciamo, il suo ingresso in Parlamento, la posizione della candidatura, sì, dipende anche lì. Da un altro, sì, rampante. No, diciamo, no, voglio arrivare alla domanda, mi ero persa per la strada nel ricordo di queste cose. Cioè, io non ho mai avuto posizioni facili. Una di queste, io sono stata candidata sul proporzionale, lo ricordavo qualche tempo fa, mi misero quarta sulla lista proporzionale e sapevano bene che sarebbero nati solo 3 parlamentari. Sì. Scese il mio capogruppo, non lo nomino per riguardo, ma sapete tutti chi è, che andava a Cosenza dai maggiorenti del partito, e io lo ricevetti come si fa all'aeroporto e andammo insieme a Cosenza. Ero in macchina con lui, gli dissi: ho capito, mi avete messo quarta, vuol dire che devo fare 4 deputati in Calabria? Così fu. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale straordinaria. Ugo, non so se tu te la ricordi, ma c'era Tremonti candidato. Beh, sì. C'era Miccichè candidato. Io ero la quarta e Tremonti accettò la Calabria. Ricordiamo, sì. Mentre io facevo la campagna elettorale mi arriva la notizia: Tremonti accetta la Calabria, che significa il terzo posto se ne è andato. Miccichè, che voleva fare il presidente del consiglio regionale, quindi cede la sua posizione conquistata in Sicilia al siciliano e accetta la Calabria, quindi 2 posti, via. E mi fa aspettare fino al mese di settembre, quando Bertinotti lo costringe ad accettare, cioè a fare la scelta, perché altrimenti l'avrebbe dichiarato decaduto. A settembre io ero in ospedale con mia madre e ricevo una telefonata di Silvio Berlusconi, forse la prima volta in cui io col presidente fu un po' fredda, che lui mi chiamò, ma ero molto dispiaciuta, mia madre stava molto male, mi disse: presidente, io sono... Lui mi disse: finalmente torno in Parlamento. Dissi: presidente, io sono con mia madre, credo che ci impiegherò un po' di tempo prima di tornare in Parlamento. E così fu. Erano molto preoccupati perché temevano che io avrei lasciato Forza Italia. Non fu così. Io mi iscrissi regolarmente a Forza Italia. Il presidente mi volle vedere privatamente a casa, mi disse: ti dobbiamo delle scuse, però non ho fatto io la lista e non accadrà mai più. Voglio dire questo per dire agli amici di Forza Italia che mi hanno seguito, sostenuto e che forse si sono chiesti perché Ida d'Ippolito, che è stata la bandiera di Forza Italia in Calabria e che ha avuto tanto affetto e tanta stima per Silvio Berlusconi, a un certo punto ha deciso di buttare la spugna. Ma perché ho capito che la mia battaglia era in quel momento storico inutile, perdente, e allora ho fatto una scelta di coerenza con la mia storia personale, con la storia di Forza Italia, e credo di avere compiuto l'ultimo atto di amore per il mio partito e di rispetto per Silvio Berlusconi. Si conclude qua questa vicenda, però voglio anche dire una cosa, che io ho lasciato Berlusconi e sapevo che lasciando Berlusconi avrei lasciato la politica, e la cosa mi dispiaceva molto, nell'uno e nell'altro senso. Però, ripeto, ci sono dei solchi che a un certo punto non possono essere, diciamo, evitati. Però voglio dire questo,
Io ho lasciato Berlusconi, ma non ho mai tradito Berlusconi, perché non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ho sempre espresso in tutti i miei interventi e nelle vicende successive, quando tanti giornalisti del mondo sono stati interventati da giornalisti tedeschi, ma del mondo, in quel momento la mia fu anche, voglio dire, una notizia che fece scalpore, anche perché con me vennero via altri due parlamentari, Bonciani e la Carlucci, e senza di me non se ne sarebbero andati. Tecnicamente fu il momento in cui non ci furono i voti per il Presidente in Parlamento, certo. Anche se naturalmente un'intelligente analisi politica dice chiaramente che non fui certo io a mandare a casa Berlusconi, ma fu l'Europa e il mondo in quel momento finanziario a togliere la fiducia al Presidente. Certo. Però voglio dire, io non ho mai tolto, come dire, la mia stima al Presidente. La sua è una vita lunga, complessa, e oggi si affannano in tanti a raccontarla. Luci ed ombre, come la vita di ogni uomo. Non possiamo santificarlo, non lo possiamo demonizzare. Certo, il mio rammarico è che il suo sogno non sia diventato realtà. Avremmo avuto un paese più moderno già 20 anni fa. Bene. Chiuderei qui, se sei d'accordo, Ugo, mi pare... Assolutamente, Anche perché poi, come dire, ci sarà tempo e modo anche nelle prossime settimane, nei prossimi anni, perché un fenomeno così lungo nel tempo, no? È così importante per tutto ciò che è accaduto nel corso degli ultimi 30 anni, richiede appunto, no, la prospettiva del tempo per un'analisi equilibrata, insomma. Leggevo questa sola battuta, voglio fare in finale, cioè leggevo su un articolo recentemente che la Calabria è sempre stato il forziere, sì, di Forza Italia. Beh, devo dire che non è un forziere nel senso becero del termine. Questa terra ha creduto in Berlusconi, questa terra ha creduto in Berlusconi. E ha avuto sognatori che hanno fatto sognare i calabresi. Le faccio un'ultima domanda, che tra l'altro è la più ricorrente, ma dobbiamo farla ad una testimone di un ventennio straordinario, una fondatrice del parlamentarismo azzurro, quale è Ida Di Polito. Sono stata tra... Finisce Forza Italia con la fine terrena di Berlusconi? Forza Italia era Berlusconi e Berlusconi era Forza Italia. Certo, oggi c'è una classe dirigente che non vuole perdere, la partita, vuole mantenere in vita ciò che pensa di poter mantenere in vita, ma ciò che Forza Italia è stato non potrà essere senza Berlusconi. Questo è, credo che sia la palissiano, sì. Cioè ci potrà essere una Forza Italia, sì. Il nome di Forza Italia potrà sopravvivere, ci sarà certamente la presenza di Berlusconi, che sarà mantenuta in vita fino all'ennesima potenza, perché rappresenta comunque un assist importante. Sì. Ma credo che senza Berlusconi la storia sarà comunque scritta in maniera diversa, saranno altri i protagonisti con le loro sensibilità, le loro capacità, la loro, come dire, visione. Sì, è difficile, quindi, trovare una personificazione più accentuata. Ma non esiste, no? Non c'è un delfino di Berlusconi, né tantomeno, lo dico con rispetto, cioè nessuno può incarnare Berlusconi. No, Berlusconi era articolato, complesso, difficile da decifrare, e anche per lui ai posteri l'ardua sentenza. Ogni giudizio oggi può essere emotivo, può essere, voglio dire, falsato o da troppo amore o da troppo odio, quindi lasciamo che il tempo scorra e quindi aspettiamo gli esiti della storia. Le acque calme del tempo e della storia che ci diranno. Aiutano appunto ci la diranno. Riflessione. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, io aggiungo solo una considerazione che immagino vedrà d'accordo sia Ida Di Polito che Ugo Floro. Stiamo leggendo anche su alcuni giornali, la posizione espressa, per esempio, ne cito uno a caso, il rettore dell'università per stranieri, insomma, più d'una osservazione critica sulla scelta di celebrare il lutto nazionale. Pensiamo che questo sia, come dire,
la manifestazione di un'Italia, no, che non va bene. Silvio Berlusconi, poi ciascuno ha la propria idea, e anche con riferimento alla citatissima sentenza di condanna e alla citatissima Costituzione, proprio quella Costituzione che vi induce a fare questo tipo di considerazioni, c'è scritto che se anche fosse vero, ed è vero perché è accertato una sentenza passata in giudicato, va bene, la diamo per vero perché così è, poi si sconta la pena, c'è un provvedimento di riabilitazione e dunque, insomma, la Costituzione vale sempre, non solo per le parti, no? che fanno comodo alla narrazione, insomma. Quindi il lutto nazionale, almeno io penso che sia una cosa dovuta, il minimo sindacale per un protagonista, tra l'altro il Presidente del Consiglio. È stato più volte Presidente del Consiglio. Certo, insomma, mi sembra un'ovvietà. È stato, no? Tanto dappertutto, è stato in un certo senso pansofico, no? Sì, sì. Nessuno è immune all'incidenza, nelle costumanze, nell'iconografia, nello sport. Bisognerà capire cosa faranno gli orfani di Berlusconi, perché tutti coloro i quali per 30 anni hanno vissuto nell'opposizione a Berlusconi, insomma, dovranno reinventarsi qualcosa. Dovranno elaborare un progetto serio di crescita e di sviluppo del paese. Bene, grazie tante a Ida Di Ippolito, alla prossima. Grazie.